Buona domenica, appassionati di cucina, buona domenica ai nostri amici ghiotti, perché questa è la giornata dedicata ai dolci e torna insieme a noi il nostro Filippo Di Giovacchino, giovane chef pasticcere ma davvero molto promettente. Ciao, ciao Gianni, Filippo. Bentornati. Un piacere di trovarti. Grazie, grazie. I tuoi dolci mi piacciono veramente tantissimo e poi ho avuto modo anche di assaggiarli qui al ristorante da Fontartana e devo dire che veramente ha dato il tocco di classe al menù. Grazie. Complimenti. Allora, oggi che cosa ci prepari? Oggi andiamo a preparare un dolce diverso. Sì. Andiamo a preparare un orzotto al cioccolato fondente. Dai. Con il pistacchio e la ricotta. Wow, che meraviglia! Tra l'altro devo dire che l'orzo che utilizza Filippo è l'orzo di Antonio, del papà, perché lui praticamente lo coltiva, sì, direttamente. Sì, coltiviamo noi. E quindi insomma, non chilometri zero, passi zero praticamente, sì. È importante questa cosa, quindi materia prima eccellente e di qualità. Bene, poi sono curiosa di assaggiare l'orzo in veste dolce, perché siamo abituati a mangiarlo salato, sì, all'insalata. Con la zucca. Esatto, esatto. Sì. Quindi non mi intriga questa cosa. Bene, allora di che cosa abbiamo bisogno? Ho bisogno innanzitutto dell'orzo. Ok, quanto è bello. Sciacquato. Ok. Quindi facciamo andare via un po' quella polvere che ha, sì, intorno. Lo zucchero. Quindi casseruola, orzo, zucchero. E dell'acqua. Andiamo a fare la prima cottura con dell'acqua. Ok. Quindi semplice, a coprire. Semplice. Sì. Ok. Andiamo a mettere due anice stellato. Quanto è buono il cardamomo. Bacche di ginepro. Sì. Chiodi di garofano. E diciamo tutte queste spezie andranno a conferire profumo. E semi di cumino, sì. Quindi praticamente lo dobbiamo far diventare dolce il nostro orzo. E saporito. E quanto tempo deve cuocere? Deve cuocere all'incirca... parecchio, sì, perché comunque l'orzo... abbastanza. Più del riso. Più del riso. Quindi dobbiamo avere un po' di pazienza, quindi questa operazione magari facciamola, la possiamo fare anche prima volendo. Sì. Noi ovviamente per tempi televisivi abbiamo anticipato il passaggio, giusto? Sì. Tu ce l'hai già pronto, facci vedere qual è il risultato. È questo, quindi trascorso il tempo di cottura, tanto poi ce ne dobbiamo accorgere, sì, che comunque diventa morbido. Vabbè, dopo facciamo una seconda cottura con latte. Ok. Quando si ritira l'acqua andiamo a mettere il latte. Ah, ok, quindi una volta che ritira l'acqua aggiungiamo, sì, il latte e facciamo ritirare e quindi il risultato è risultato questo. È questo. Ok, quindi, e questa è un'operazione un po' lunga, quindi conviene iniziare un po' prima. Iniziarla un po' prima e magari... Ok, perfetto. E poi che si fa? Adesso andiamo a preparare la salsa. Allora, a questo punto il nostro orzotto è pronto. Orzotto, il nostro orzo. Il nostro orzo. Dico bene orzotto? Sì, perché comunque è un orzotto ma dolce. Ok, ok. Che si fa adesso? Andiamo a preparare la salsa. Quindi? Latte. Sono proprio curiosa di assaggiarlo, sai? Panna con la vaniglia. Ok. Quindi abbiamo aggiunto... Dopo questa salsa serve a mantecare il nostro orzotto. Ok, quindi abbiamo aggiunto semini, sì, della bacca di vaniglia, molto semplicemente. Portiamo a bollore. Allora Filippo, qui praticamente abbiamo panna e latte che stanno bollendo. Giusto? Ok. Sì. Quindi, che si fa? Andiamo a versare sul cioccolato. Questo è cioccolato fondente, sì, giusto? E a questo punto fonderà. Sì. Due volte. Andiamo a sciogliere frizionando, sì, per creare l'emulsione. Gli deve essere comunque tritato sottilmente il cioccolato. Sì, importantissimo, sennò... Altrimenti non riusciamo a fare questa cosa. E quindi tu che hai fatto? L'hai passato in un cutter prima? Sì, o okay, il cutter oppure semplicemente tagliato. Oppure già si vende in piccoli pezzi. Quindi il risultato che dobbiamo ottenere è questo? È questo. Perfetto. E continuiamo ad aggiungere la restante parte, giusto? Sì. Ok. Cosa più importante è pure la lucentezza. Sì? Sì. Che è una cosa lucida. È sinonimo di perfezione. Ok. È bello. Poi vabbè, comunque in pasticceria ci sono delle regole ben diverse rispetto alla cucina, ci sono regole molto precise e, come diciamo sempre, le dosi vanno rispettate in maniera impeccabile
E quindi quando ovviamente ci presentano un dolce bello, lucido, eccetera, beh, fa tutto un altro effetto. Perfetto, la nostra salsa è pronta. Questa poi ovviamente dovrà raffreddare. Dovrà raffreddare e certe volte scaldarla, perché il cioccolato raffredda. Ok, e noi l'abbiamo preparata prima, è questa, giusto? Sì. Eccola qua. Proprio quella. Proprio questa, eccola, guardate che bella. Bellissima. Andiamo a mantecare il nostro orzotto. Ah, quindi praticamente abbiamo tutto, possiamo già preparare il dolce, lo possiamo comporre. Dai, sono proprio curiosa, lo voglio proprio assaggiare. Quindi, prestate attenzione perché questo momento topico. Allora, un po' di orzotto qui. Questo ovviamente deve essere freddo l'orzotto. Freddo, giusto? Tutto freddo. Dolce caldo, secondo me non è tanto piacevole. Infatti, anche perché a fine pasto, insomma. Devo dargli un po' di struttura perché. Che facciamo vedere un po' nella camera. Sì. Andiamo a versare la nostra copertura salsa. Ok. Andiamo a mantecare il nostro orzotto. Ok, perfetto. Quanto è bello! Mazza che bello! Sai che sembra? Mi sembra il riso quello soffiato. Il riso soffiato, sì. È vero? Mi sembra il riso soffiato. Che si fa a questo punto? Okay, andiamo all'impiatto. Meraviglia, questo praticamente dolce al cucchiaio. Sì, tra l'altro veramente anche sano, perché comunque abbiamo quest'orzo che è nostrano, quindi veramente quanto è bello. Sei un artista, Filippo, eh? Grazie. Quanto ti piace fare i dolci? Eh? Ti piace, ti piace. Andiamo a concludere con la nostra ricotta. Ah, spiegaci come l'hai fatta, poi ovviamente i nostri telespettatori trovano le dosi in riepilogo in grafica. Dici un po' come si fa. Semplicemente latte e ricotta, okay, con l'aggiunta di agar e zucchero, okay, portato a bollore, okay, fatto raffreddare e mini pimerato. Quindi semplice semplice. Teniamo questa densità. Tipo gel. Ok, perfetto. Ma che bello. Andiamo a mettere il nostro pistocchio. Bellissimo, Filippo, quanto sei bravo. Io mi ricordo che Filippo ha solo 20 anni, giusto? Non mi sono persa qualche anno per strada. Ha solo 20 anni. Anche se sembra più grande perché è altissimo. È la nostra mentuccia rossa. È bellissimo, di un'eleganza. Bello, bello, bello. Questi sono i dolci che piacciono a me. Complimenti. Il piatto è pronto. È bellissimo. Grazie, Gianni. Bello, bello. Bravo, Filippo. Complimenti. Grazie. E mi sembra anche abbastanza facile da rifare a casa perché non richiede strumenti particolari. Quindi che dici? Possono provare i nostri telespettatori? Certamente. Provate e fateci sapere. E noi vi aspettiamo, come sempre, tutti i giorni su Rete 8. A domani.